Con quali numeri la Regione Abruzzo si prepara a festeggiare il primo maggio? È il miglior modo per festeggiare i lavoratori e la festa del primo maggio è quello di dare i numeri appunto del mercato del lavoro in Abruzzo oggi. L'Abruzzo registra un trend di crescita dell'occupazione che possiamo considerare non più meramente episodico ma strutturale. Si è allineata come regione del Mezzogiorno al dato nazionale, che è un dato storico per l'Italia. L'Italia è al 61,8% dell'occupazione e Regione Abruzzo è al 61,33%. Siamo tra le regioni più performanti del Mezzogiorno e questo ci permette di essere sempre meno regione cerniera e di agganciare sempre di più le regioni che hanno in questi campi un atteggiamento virtuoso. E mentre sale l'occupazione, scende la disoccupazione, in particolare quella femminile. Possiamo pregiarci di aver raggiunto, di stare lavorando per raggiungere pienamente gli obiettivi che l'Europa, l'ONU ha assegnato all'Italia di riduzione del gap di gender in quell'ottica di empowerment femminile che vede diminuire il divario tra donne e uomini in termini di occupazione. L'Abruzzo è salita in termini di occupazione femminile di più 5,3% rispetto al 2021, con un'occupazione che ha superato finalmente il 50%, siamo a circa il 52%. Dati appunto che ci rendono orgogliosi sicuramente del lavoro fatto, per quello che mi riguarda grata ai lavoratori, agli assessori che mi hanno preceduto e al presidente Marsilio, ma che non ci rendono completamente soddisfatti, perché il nostro compito è quello di migliorare ancora questi dati a pieno giovamento dei giovani abruzzesi, delle donne abruzzesi e di tutti gli uomini che intendono costruire qui nella nostra regione il proprio progetto di vita. Permane però un problema anche di qualità del lavoro, visto anche che le nuove assunzioni riguardano in larga parte lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, con contratti di collaborazione e con contratti comunque diversi dal tempo indeterminato. No, i contratti di collaborazione sono veramente quasi risibili nel numero complessivo degli occupati. L'esigenza sicuramente delle aziende di una maggiore flessibilità, di una maggiore, se vogliamo, anche precarietà del lavoro nasce dal momento storico che viviamo, che è per alcuni settori di forte incertezza, visti i cambiamenti a cui siamo chiamati a rispondere. Siamo in un momento di transizione ambientale, un momento di transizione digitale, un momento di transizione tecnologica che ci espongono appunto alla incertezza dei cambiamenti. Tuttavia quello che invece compete a Regione Abruzzo è che abbiamo invertito la tendenza. I contratti a tempo indeterminato sono cresciuti e abbiamo invertito la tendenza alla crescita dei contratti a tempo determinato, grazie anche alle politiche della Giunta Marsilio, che ha fortemente incentivato le trasformazioni dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato. La qualità del lavoro si misura anche sulla capacità del lavoro di dare soddisfazione al lavoratore e questa è una capacità che dipende fortemente dalla capacità di trovare il lavoro che ci soddisfa appieno. Questo però lo si può fare se si diventa tutti consapevoli della necessità di formazione e di aggiornamento delle competenze, una esigenza sentita prioritaria non solo dal mercato del lavoro ma necessaria proprio per poter cogliere queste sfide che ci sono davanti. Guardate, la tecnologia rivoluzionerà il mondo delle imprese, il modo di fare economia nella nostra regione, nel nostro paese e bisogna farsi trovare pronti attraverso una offerta di lavoro che sia corrispondente a una domanda di lavoro che chiede skill molto elevati. Per cui dalle scuole superiori occorre immaginare una formazione supplementare, aggiuntiva, in grado appunto di rispondere a questa forte richiesta di tecnologia e forte bisogno di innovazione proprio di competenze. Quindi la competenza e la formazione sono fondamentali. Ancora troppi gli incidenti sul lavoro?
Sì, questo è un dato che chiaramente non riguarda l'Abruzzo, ho citato un dato nazionale di cui bisogna essere consapevoli, perché solo attraverso l'analisi lucida dei morti sul lavoro in Italia ci sono ancora 3 lavoratori al giorno che perdono la vita. Di fronte a questi dati la cultura della sicurezza e della salute dei posti di lavoro non può abbandonare nemmeno per un minuto il nostro pensiero, quindi si festeggia il lavoro, ma dovrebbe festeggiarsi il lavoro sicuro. Per questa ragione entro la fine di maggio e primi di giugno uscirà un ulteriore avviso di Regione Abruzzo con cui si finanzieranno dei nuovi corsi di formazione, che è una formazione in materia di sicurezza aggiuntiva rispetto a quella già obbligatoria, proprio per far crescere la cultura della sicurezza sui posti di lavoro e dare la possibilità a ciascun lavoratore che la mattina esce di casa di terminare la propria giornata lavorativa, di terminare il proprio turno lavorativo tornando a casa con la vita ancora nelle mani. Grazie. Grazie.